Prima di procedere alla programmazione, desidero esprimere tutto il mio, il nostro vivissimo apprezzamento all'eccezionale suo percorso di studi che oggi trova la sua degna conclusione. Un percorso peraltro contrassegnato da una media straordinaria e completato, ed è la prima volta che accade, con un anno di anticipo rispetto alla prevista durata quinquennale. Visto l'esito del suo esame di laurea, forza dei poteri conferiti dalla legge, dal programma dottore in giurisprudenza, un voto 110 su 110 e l'ora. È la prima volta che all'Università Core di Enna uno studente traguarda la laurea magistrale con un anno d'anticipo e con il massimo dei voti. Così a solo 22 anni Stefania Maria Caruso arriva alla laurea in giurisprudenza con una tesi su intelligenza artificiale e diritto e a 24 ore dalla proclamazione ci racconta le sue emozioni. Si è chiuso un capitolo importante, spero se ne apra un altro più ancora più avvincenti e ecco, soddisfacenti. Sicuramente questi 4 anni sono volati, non sono stati 4 anni facili anche a causa del Covid che ha reso l'esperienza universitaria molto diversa da quella che da come me l'aspettavo. Ciononostante ho rimediato abbondantemente con l'esperienza in Erasmus in Almeria, appunto nel sud della Spagna, che mi è rimasta veramente nel cuore ed è un'esperienza che veramente consiglierei a tutti di fare in tutta onestà. Sono amante dello studio, ecco, di ciò che mi può stimolare, mi può accendere la curiosità. Però credo che il diritto sia veramente tutto bello ed è, come ho sempre detto anche, giustificando la scelta ai miei amici e così via, è un po' quel thread d'union tra gli studi umanistici con un approccio pratico. Quindi era questo, uscendo dal liceo classico, fortunatamente ho riscontrato ovviamente un fil rouge con giurisprudenza, però anche ecco, quel tecnicismo che credo sia adesso necessario al mondo adulto, cui spero di approdare prima o poi. Non solo studio, anche molte altre passioni ed un chiaro sogno da realizzare. Sono amante della subacquea, del basket che ho praticato per veramente tantissimi anni, dell'equitazione, cos'altro ci manca? Sono una motociclista, recentemente, da poco motociclista, insomma, sono appassionata di viaggi, di fotografie e nulla più. Io mi sono iscritta in giurisprudenza col sogno di approdare a magistratura ed è un sogno che è veramente quasi il timore di esprimere ad alta voce, tant'è che non so se noti ma già sto tremando, perché ecco, è un sogno verso il quale nutro un profondo rispetto e ho la consapevolezza in realtà che se mai dovessi arrivarci chiaramente ne sarei super felice, ma ecco, è arduo, sarà uno studio molto differente quello per la preparazione al concorso. Allo stato attuale non ti nascondo che alzo un po' le mani perché vedremo.